parecchi contratti per l'imbroglione di Koss. Deve essere un vero idiota. Dai, adesso andiamo. Fermo. Non può essere chi penso. Aiuto! C'è qualcuno? Ehi! Aiuto! Marco! Cassandra! Kyrie! Come... Mi sono dato da fare, sai? Non c'è tempo per spiegare. Fammi uscire! Mistio. Sei agile come sempre. Ora portami alla mia casa dall'altra parte della montagna. Devo portarti fin lì. Sono così debole. Sono così debole. Va bene. Marco, un altro vigneto? Sono sempre coerente, amica mia. Ah, ora va meglio. Nessuno fugge rapidamente come te. Non c'è di che. Cassandra, benvenuta nella nuova dimora di Marco. Non aspettavo compagnia, ma bisogna sempre essere pronti. Vino? Marco, non posso credere che tu sia qui. Credici, non sono un uomo di una città, ma di tutte le città. Chi sono io per negare al resto del mondo greco ciò che ho da offrire? Cosa ti porta proprio qui a Kos? Ho imparato una cosetta o due sul terreno. Pare che Cefalonia non sia il luogo migliore per coltivare l'uva. In più la gente di qui adora il vino. Tutti adorano il vino. E poi, quanto poteva essere remunerativa una città piena di ladri e mercenari? Non molto. Sei qui da molto? Abbastanza da diventare il maggior venditore di vino di Kos. Beh, l'unico a dire il vero. Prima o poi gli abitanti dovranno comprarlo da me. Hai fatto davvero molta strada. Potrei dire lo stesso di te. Hai trovato quello che cercavi? Sì, ho trovato mia madre. Che coincidenza! Anch'io ho trovato la mia. Qui, a Kos. Visto che Kos è la sua casa, ora è anche la mia. Di ciao, mamma. La tua mamma? Dicevi che tua madre era morta. Certo, questa è la mia mamma adottiva. Ora siamo così in confidenza che non potremmo mai separarci. Su, Marco, la verità. Beh, mamma è la proprietaria del vigneto. Quando suo marito è morto prematuramente, il terreno è stato messo all'asta. Qualcuno doveva intervenire. E qui entri in gioco tu. Generoso da parte tua. È ridicolo che una donna meravigliosa come mamma non erediti la sua proprietà. Ora gestiamo il vigneto insieme, vero mamma? Tirerebbe su un polverone se non fosse d'accordo. È la sua terra, ma la condivide con il suo caro figlio, me. Non credere che abbia dimenticato che Marco ha sempre un piano. Sembra uno dei tuoi imbrogli. Cassandra, quello era il vecchio Marco. Ora conduco un'esistenza pacifica. Pacifica? Eri imprigionato in un forte. A proposito, ho un problemino da risolvere. Come mai non sono sorpresa? Ma so che tu puoi aiutarmi, amica mia. Conosco le tue potenzialità. Continua. Mi conosci, ho preso in prestito qualche dracma e in men che non si dica mi considerano già l'imbroglione di Kos. Tutto grazie a questo Cerbero, a cui ne devo parecchie. Cerbero? Bah, prima il ciclope e ora questo. Non dirmi che è un cane a tre teste. Non dire assurdità, non c'entra niente con il ciclope. Stavolta voglio fare un'offerta di pace, niente meno che il mio vino migliore. Migliore? Passabile forse. Cassandra, per me sei di famiglia e visto che anche io sono di famiglia per te, sono certo che non mi negherai il tuo aiuto. Ne sei proprio sicuro? Prometto che stavolta ti pagherò. Devi solo portare il mio vino a Cerbero, è semplice. Va bene,
in onore dei vecchi tempi. Posso sempre contare su di te. E Cerbero può contare su un ottimo vino per accompagnare la cena. Portalo a casa sua. Sarà meglio che Cerbero non morda. Sei tu, Cerbero? Chi vuole saperlo? Una testa sola. Un dono per te. Hai mai assaggiato il vino di Marco? È il meglio del meglio. Cosa ha di tanto speciale? Se lo assaggi, ti piacerà. È molto corposo. Non mi conquisterà con il vino. Non dimentico mai chi ha le borse piene delle mie dracme. È un'offerta di pace. Un ringraziamento per aver atteso così a lungo che saldasse il suo debito. Allora bevi con me, se pensi che sia così buono. Va bene. È avvelenato! No! È solo vino! Mi hai ingannato! Oh, sto male. Guardie! Guardie! Becca! Muori! Non è possibile! E ora? Ancora in bocca il sapore del vino di Marco. Ah, rieccoti. Fammi indovinare. Cerbero vuole un'altra anfora di vino. Il vino ci ha fatto stare male, Marco. Impossibile. Era il mio vino migliore. Ho controllato. Se volevi ucciderlo, bastava dirmelo. Te l'ho detto. Sono un nuovo Marco. Non voglio uccidere la gente. Voglio ciò che è giusto. Ma così non va bene. Comunque sia, ora è morto. Morto? Fantastico! Allora ne rimangono solo altri due. Due? Cerbero, sono tre uomini, fratelli. Per questo si chiamano così, capisci? E me lo dici ora? Aspettati la vendetta dei fratelli, allora. Che facciamo? Che facciamo? Che dico? Cassandra, dobbiamo colpire ora! Colpire? Tu e quale esercito? Ho una semidea per amica. Da sola, alla forza di 20 uomini! Quindi cosa vuoi fare? Bisogna spaventarli! Come dice mamma, una minaccia è come un orso! Spaventosa! Bruceremo la fattoria di Cerbero! Nello specifico, i granai! Non è una buona idea! Ti ho mai dato motivo di non fidarti? Non rispondere! Fidati e basta! Sarà meglio che funzioni, ma ci credo poco. Vale persino la pena di sacrificare dei potenziali clienti. Vuoi che dia fuoco anche ai campi? Coltivano erbe, innocue piante medicinali. Bastano i granai. Mandali in fumo. Ma scusa, non potevi dirmelo prima che sono in tre? Pensavo fosse implicito. È una caratteristica della loro famiglia. Allora ci sono parecchi cerberi. Speriamo non procreino generando altri piccoli cerberi. Farò visita alla loro fattoria. Spaventali per bene! Sono quasi sicuro che sia la fattoria a Stampalia. I loro scagnozzi si aggirano sempre da quelle parti. Sarà fatto. Un granaio in meno. Che sono stata molto brava. Vuoi che ti implori? Sono pronto a farlo. Salvami da Cerbero. Marco.
Ti ho mai condotto sulla cattiva strada? Forse qualche volta. O molte. Ma ora sono spacciato, amica mia. Non posso proteggerti se continui a cacciarti nei guai. Pensa alla splendida giornata in cui ti ho trovata, Cassandra. Allora eri tu ad avere bisogno e Marco ti ha aiutata. Ora chiedo a te di salvarmi. Ti ho già ripagato abbastanza. Non posso negarlo. Ma Cerbero verrà con i suoi cani e i suoi scagnozzi e per me sarà la fine. Proteggimi e noi ne usciremo vincitori. Rieccoti a parlare di noi. Sai che ti dico? Se mi proteggi, potrai avere l'ascia da battaglia di mamma. Non ci crederai, ma un tempo era una guerriera. Va bene, ti salverò la vita. Oh, non ho mai sentito parole più dolci. Non ti sbarazzerai mai di me. E io che ci contavo. È giusto in tempo. Sento che si avvicinano. Bene, Marco, ci siamo. Il gran finale. Ce l'abbiamo fatta, amica mia! Direi che sono invincibile, ma non voglio portare sfortuna. Sì, è proprio per quello che sei vivo. Scherzo, scherzo! Ti devo tutto, Cassandra. Per questo avrai una fornitura di vino a vita, oltre alla mia amicizia. Che fortuna! Ah, e lasciami mamma. Avrò vita più facile grazie a te. Devo sempre tutto a te. Dovresti condurre una vita più tranquilla, Marco. Ora parti per l'avventura. Torna quando vuoi per quel calice di vino. Sì, vedremo.